Salve. Il trauma che sto provando è indescrivibile. Ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sono vicinissimo alla famiglia della vittima. Questo messaggio, privo di sentimenti, è stato pubblicato sui social da Vito Loiacono, detto Er Motosega, membro dei The Borderline, un gruppo di youtuber che caricano filmati pericolosi e al limite. Una di queste sfide del gruppo, composto da Loiacono e altri quattro giovani, lo scorso 14 giugno a Roma, è finita male. Manuel Proietti, un bambino di 5 anni, è rimasto ucciso in un incidente mortale mentre tornava a casa dall'asilo con la madre, Elena Uccello, e la sorella Aurora, di 3 anni, portate in ospedale e per fortuna fuori pericolo. Quel messaggio sui social è stato pubblicato il giorno dopo l'incidente. Con 600.000 follower sui social media, The Borderline pubblicava video di sfide estreme. Questi 5 giovani realizzavano video di imprese al limite, riuscendo ad attirare milioni di visualizzazioni, soprattutto tra i giovani. Il rischio di essere imitati era molto alto e loro avevano la certezza di guadagnare moltissimo. Fondato dal ventenne Matteo Di Pietro, figlio di un dipendente del Quirinale, il gruppo comprende anche la fidanzata Giulia Giannandrea, Leonardo Golinelli e Marco Ciaffaroni. «Non siamo ricchi, ma ci piace spendere per far divertire voi», è la frase di presentazione del loro canale ora chiuso. La loro ultima trovata, per far provare ai loro fan il brivido della velocità, era stata quella di noleggiare un potente SUV Urus Blu, su cui avrebbero dovuto trascorrere 50 ore senza scendere. Oltre a Leonardo Golinelli, che si stava recando a Milano per studiare economia, e Giulia Giannandrea, che ha giurato di non essere stata presente al momento dello scontro, c'erano altri passeggeri. Nel pomeriggio del 14 giugno, mentre percorrevano le strade del quartiere di Casal Palocco, hanno travolto Elena e i piccoli Manuel e Aurora. L'incidente è stato il tragico epilogo di un folle viaggio di 50 ore, una sfida trasmessa sui social con i ragazzi che si alternavano al volante. Poco prima delle 16, a causa della stanchezza, della distrazione dovuta all'uso del cellulare, o forse da uno stato d'alterazione indotto da droghe, l'auto da corsa ha invaso la corsia opposta, contemporaneamente alla Smart 4-4 su cui viaggiavano Elena, Manuel e Aurora. L'impatto è stato così violento che il piccolo Manuel, che si trovava sul seggiolino nel lato passeggero, è morto. Aurora, che si trovava sul sedile posteriore, si è miracolosamente salvata. Nonostante le ferite, la madre Elena è riuscita a uscire dall'auto e ha chiesto aiuto ai passanti, uno dei quali ha cercato di rianimare il bambino. All'arrivo dell'ambulanza Manuel era vivo, ma in condizioni gravissime. È stato comunque portato al vicino ospedale Grassi, ma inutilmente. Gli youtuber sull'auto investitrice sono rimasti illesi. Li hanno dovuti proteggere gli agenti municipali quando Marco Proietti, l'ex compagno di Elena e padre dei bambini, è corso sul posto dell'incidente e ha trovato i responsabili della morte di Manuel con i cellulari ancora tra le mani. Ha cercato di farsi giustizia da solo per vendicare il suo bambino morto senza motivo, ma è stato fermato e portato all'ospedale Sant'Eugenio, dove Elena e Aurora erano state ricoverate. Gli investigatori della polizia municipale hanno accertato che, al momento dell'incidente, alla guida c'era Matteo Di Pietro. I test antidroga hanno dimostrato che il fondatore dei The Borderline stava guidando sotto l'effetto dei cannabinoidi. È indagato per omicidio stradale e lesioni aggravate, e la sua posizione si è complicata. La procura di Roma ha anche richiesto una perizia tecnica sulla velocità del conducente della Lamborghini noleggiata da un concessionario di auto di lusso. Il SUV era giunto a casa di Vito Loiacono pochi giorni prima dell'inizio della sfida, 50 ore su una Lamborghini. Al momento dell'incidente erano arrivate al secondo giorno. I cellulari dei ragazzi sono stati sequestrati per verificare la presenza di prove nei filmati e per scoprire chi ha ripreso le corse e le pubblicava sui social. C'è anche da approfondire gli accordi per il noleggio dell'auto di grossa cilindrata ai ragazzi. Costava 1.500 euro al giorno
e c'era bisogno di garanzie economiche ed esperienza alla guida. I 5 youtuber non sono certo a corto di soldi, visto che hanno più di 152 milioni di visualizzazioni dal 2020 e generano il loro reddito dalla pubblicità e dai click a pagamento. Difatti il gruppo era organizzato come una vera e propria azienda, con uno studio legale, commerciale e pubblicitario. L'incidente del giorno della tragedia è stata solo una delle azioni al limite dei 5. La scorsa estate avevano fatto un video simile su una Tesla senza tenere le mani al volante. Diceva Matteo Di Pietro: «Siamo con l'autopilota e possiamo mangiare senza problemi. Basta che ogni tanto tocco il volante e possiamo proseguire il video al meglio». Questa volta, per divertire i fan, avevano scelto la Lamborghini, che un'ora prima dell'incidente era parcheggiata a casa di Vito Ermotosega e aveva registrato un video su TikTok in cui prendeva in giro le auto più piccole. «Ma questo con la Smart che sta facendo? Ah bello, la macchina tua costa 300 euro usata al Conad, la mia costa 1 miliardo, vale quanto Amazon!» Il destino ha voluto che poco dopo la costosa auto si schiantasse proprio contro una Smart, mettendo fine alla vita di Manuel, vittima innocente di una sfida per avere sempre più visualizzazioni.